e Fedez al centro della polemica. Nelle ultime settimane il gossip non perde di vista la coppia. Questo perché, nonostante la dolce attesa del secondo bebè, nulla riesce ad ammorbidire gli animi di chi non attende altro che di assistere a un loro scivolone. E anche in occasione delle prime ecografie, ecco diffondersi le immancabili polemiche. Vediamo insieme cosa è successo nello specifico. I fan più accaniti della coppia lo sanno bene. Fedez e la moglie condividono passo dopo passo ogni momento della gravidanza, rendendo note a tutti le condizioni di salute del bebè. Ma qualcosa desta non pochi sospetti proprio in occasione della visita medica. Fedez ha pubblicato la foto e il video che lo ritrae accanto alla moglie durante l'ecografia. Con la didascalia a corredo della foto e del video, Fedez scrive: aspettando te. La foto è tenerissima, in bianco e nero, si vede la Ferragni sdraiata sul lettino intenta a guardare nello schermo il futuro nascituro. Al contempo si riesce a scorgere il braccio di Fedez. La coppia, mano nella mano e di fronte al medico, assiste emozionata alle prime immagini del secondo figlio che cresce nel pancione. Punto, ma qualcosa interrompe il loro idillio. Infatti, non appena il rapper rende pubbliche le immagini, ecco alzarsi il grido di protesta da parte dei follower. Come è noto a molti, le misure anti-coronavirus vieterebbero gli accompagnatori durante le visite mediche e non solo in quelle occasioni. È selvaggia Lucarelli ad aver condiviso sui social alcuni messaggi che dei futuri papà le avrebbero scritto. Continua a leggere dopo le foto e il post. La polemica è diretta anche nei confronti dell'ospedale Mangiagalli, dove per l'appunto la coppia era intenta a procedere nelle ecografie. Se a Fedez è stata data questa possibilità, per molti papà non è accaduto e questo sembra alzare il polverone delle critiche. Come mai ci sarebbe una differenza di trattamento nei confronti delle due celebrità? Questa è la domanda più comune. Vedremo cosa risponderà la coppia VIP. Al momento tutto tace.